E buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del The Fly Wars Show. Oggi ci facciamo accompagnare da un brano che è diventato famosissimo grazie a un film tra quelli più adorabili degli ultimi... ma di sempre direi, da quando è stato inventato il cinema, che è Kill Bill, il pezzo dei 5678, gruppo che è di influenze nipponiche. Ciao Alessandro, e non può che essere altrimenti, proprio perché questa sera abbiamo in mente di fare qualcosa di molto interessante, ossia, sapete che è la puntata dove si va a parlare, ciao Lorenz, si va a parlare di un ciclo completo. Ciao Frankie, ben arrivato, buonasera. E questa sera, ciao Carlo, ho per voi in mente qualcosa di particolare e soprattutto un discorso molto ampio per quello che riguarda la Marvel. Ciao Federico, sto parlando naturalmente di questo volume qui che si chiama Avengers Arena, arco narrativo completo, 18 episodi per la squisita gestione di Dennis Hopeless e Christos Gages, e nonché anche apertura per quello che riguardava un sequel che venne pubblicato anche in Italia, ma non credo che sia stato più pubblicato in volume, probabilmente perché non ebbe lo stesso successo che aveva avuto la prima serie originale. Questi primi 18 episodi palesemente ispirati all'opera di letteraria di Kōshun Takami, ossia Battle Royale, lo potete vedere anche da proprio il logo della copertina. In realtà non è neanche proprio un'ispirazione, viene proprio menzionato quasi, perché alla fine a un certo punto si scoprirà che quello che succede in questa storia è tutta una macchinazione di Arcade, uno dei personaggi più interessanti, forse credo uno dei pochi a essere veramente debitore del Joker in ambito Marvel, e che ha però una caratteristica un po' particolare, adesso ci arriviamo, che direi di aver avuto l'idea leggendo alcuni libri per bambini durante un suo periodo di prigionia. E obiettivamente uno dei libri per bambini probabilmente è proprio Battle Royale, probabilmente addirittura nella sua versione manga, di cui fra l'altro poi è stato tratto anche un film con Takeshi Kitano molto 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 splatter, ovviamente essendo un film del genere, un film molto distopico e un film particolare. C'è una cosa da dire, Battle Royale è di fine anni 90, fu scritto nel 96 e poi pubblicato nel 99, da lì è stato un'escalation di successo abbastanza unica. Dopodiché arrivò anche in Europa, io mi ricordo il manga dove veniva raccontata la storia di questi due fratelli di cui uno era innamorato delle canzoni di Springsteen, quindi potete capire quanto a me la cosa toccò particolarmente sin da subito. E poi succedeva qualcosa di particolare, quello che succedeva è che in un modo abbastanza strano veniva quasi tirato in ballo una sorta di versione americana per bambini, cioè Massimo, che era Hunger Games, che era una trilogia originariamente da cui poi furono tratti anche i film con Jennifer Lawrence, e siamo sempre nello stesso periodo, per cui qui devo dire che l'idea della Marvel fa parte di quella serie di cose che funzionano perché la Marvel da sempre si è dimostrata essere una grandissima spugna, quindi capace di interpretare, capace di attecchire laddove ci sono tutta una serie di elementi che funzionano nei vari media, nella musica, nel cinema, in altri tipi di fumetti, e saperli riadattare facendoli passare per il filtro unico che è quello della Marvel, creando qualcosa che a volte riesce a essere differente, a volte riesce magari a non funzionare alla perfezione, ma come in questo caso riesce a essere una storia particolarmente godibile, anche se ovviamente derivativa, quindi non particolarmente originale. E in questo caso però la Marvel secondo me ha fatto uno sforzo in più, perché comunque è stata capace di tirare in ballo un personaggio come Arcade, vecchio nemico dell'X-Men, che ha sempre avuto questa mania dei parchi a tema mortali, dove catturava degli eroi e questi parchi a tema si trasformavano in una serie di grosse trappole che tipicamente toccava agli X-Men sventare. Negli anni poi chiaramente è stato un po' spinto nell'alone del ridicolo come personaggio, qualcosa che poteva essere considerato poco credibile, poco utilizzabile. Ed in effetti così è stato, anche se poi devo dire di recente è tornato in un ciclo di Spider-Man dove compare anche Kraven,
che mi ha lasciato un po' perplesso. Mi ha lasciato un po' perplesso perché secondo me Nick Spencer, quando si è messo a scrivere quella storia, aveva in mente anche delle idee importanti, ma non è riuscito a muoverle nel modo giusto. Però vabbè, quello è un altro punto. Magari ci torneremo a parlare di Nick Spencer e di Spider-Man. Qui parliamo di Arcade. Arcade è un personaggio che in una serie di flashback all'interno di questo volume racconta di essere stufo di essere considerato come una sorta di pagliaccio anche dai suoi colleghi criminali e quindi per un certo punto decide addirittura di abbandonare la sua carriera. Ricordiamoci che lui per tanti anni ha addirittura lavorato assieme a Mojo e il Mojoverse, che era quell'altra creatura fantastica di Claremont e Arthur Adams, dove fondamentalmente le immagini che succedevano agli X-Men venivano trasmesse in tempo reale grazie a delle telecamere inserite negli occhi di Betty Braddock. E qui veramente eravamo proprio a livello di reality abbastanza spinto. Qui, grosso modo, succede una cosa molto molto simile. Perché siamo già in quella che poi è diventata una trasformazione mediatica ampia, in cui si è cominciato a prendere in considerazione determinate tematiche che sono molto molto forti, che hanno molto effetto sui giovani, ossia il piacere in base al numero di like piuttosto che al numero di amici, la presenza mediatica molto forte, i video su YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa che stavo notando, non so se ci avete fatto caso, mi è capitato di ascoltare un album di musica rap, lo faccio ogni tanto, faccio queste trasgressioni. Non è vero, mi piace la musica rap come tante altre, a patto che sia interessante. Però ecco, mi è capitato di ascoltare l'ultimo album di J-Ax, personaggio che comunque nell'ambito della scena italiana ho sempre considerato con una certa credibilità, almeno fino a un certo punto. La cosa che mi ha impressionato di quest'ultimo album è che i riferimenti al social, ciao Corrado, al like, a come funziona Instagram, eccetera, eccetera, sono molto molto spinti. E siamo arrivati a quel punto perché oramai è diventata cultura di massa, oramai anche i bambini vogliono il loro profilo su Instagram, eccetera, eccetera. E quindi, quando Dennis Hopeless comincia a lavorare su questo volume, su questo arco narrativo, ha, secondo me, probabilmente in mente questo tipo di pubblico, questa evoluzione, il fatto che i giovani hanno bisogno di questo per apparire e per essere fondamentalmente. Quindi è una cosa anche molto molto triste, se vogliamo. E che cosa fanno in questo contesto? Arcade trasforma il suo Murder World è sempre stato il suo parco a temi, in realtà credo ci sono stati più di un Murder World, ma diciamo il suo Murder World più recente. Lo trasforma in un'isola dove vengono catturati tutta una serie di ragazzi che fanno parte dei gruppi giovani del mondo Marvel. Non ci sono, tranne in un caso, eroi particolarmente conosciuti. Ci sono i membri dell'Avengers Academy, della scuola di Xavier, dell'Accademia Braddock, che è una sorta di versione bretone celtica della scuola di Xavier. E poi i membri di Runaways, quindi alcuni personaggi famosi ci sono, poi ce ne sono altri che sono un pochettino più fuori luogo, come per esempio la presenza di Darkhawk, che comunque è un personaggio che era giovane, sì, negli anni 90, onestamente mi lascia un po' perplesso. D'altra parte, subito dopo sarebbe partito per essere uno dei personaggi chiave in Annihilation, quindi tutto sommato un po' viene dimenticata questa cosa. L'esperienza per tutti questi ragazzi è estremamente traumatica perché per uscire dal parco, gli viene spiegato da Arcade, devono uccidersi, combattere l'uno contro l'altro fino a che non ne sopravvivano solamente pochi e solamente quei pochi riescano a uscire. Quindi è esattamente lo stesso concetto utilizzato da Battle Royale, solo che in questo caso viene spinto molto di più il concetto della visibilità di quello che viene trasmesso, e qui probabilmente siamo più in ambito Hunger Games. Le due cose si vanno a mescolare assieme. La scelta dei personaggi è particolare perché comunque è strutturata in maniera tale che ci siano solamente quelli che sono tra virgolette più famosi, destinati a sopravvivere, quindi c'è moltissima carne da cannone. Alcuni personaggi sono stati creati se non proprio per l'occasione, per poco, per durare poco. E alcune morti celebri in realtà poi vengono a rivelarsi come non morti celebri. Le due particolari più importanti sono quelle di Azmat,
che è un personaggio che è costretto, una ragazza che è costretta a stare in una tuta di contenimento perennemente perché il suo corpo può trasformarsi in una serie di sostanze tossiche ed esplosive, che ancora adesso combatte e compare nella serie di Capitan Marvel, e di Nico Minoru. Nico Minoru è un personaggio dei Runaways, e ancora adesso i Runaways mantengono la stessa fisionomia originale, quindi c'è ancora lei, proprio come quando la disegnava Sara Pichelli. È particolare come storia, è particolare perché comunque ci viene mostrato un lato dei giovani completamente differenti. Considerate che in quel periodo siamo ancora sull'onda lunga di Civil War, quindi è finito il concetto delle guerre tra gli eroi e inizia il concetto dell'Academy, quindi tutta l'iniziativa americana, eccetera, eccetera. C'è appena stato Dark Reign, eccetera, eccetera. Quello che succede qui, ed è molto interessante, è il risvolto finale, nelle ultime pagine, perché fondamentalmente questi ragazzi vengono lasciati per parecchio tempo su quest'isola. Alcuni appunto muoiono piano piano. Arcade a un certo punto decide addirittura di tagliare tutti i viveri, per cui si trovano veramente in una situazione particolare, fino a quando un gruppo guidato da Harry Pym, Tigra e gli agenti dello Shield non vengono a salvarli. Arcade ovviamente scompare, ma la cosa terribile è che i giovani, i ragazzi che sono sopravvissuti, questa nuova generazione che compare all'interno dell'universo Marvel, non fa altro che biasimare gli anziani, i supereroi adulti, per non esserli stati vicini, non essersi resi conto immediatamente che erano stati sostituiti da Life Model Decoy e quindi erano effettivamente stati rapiti. E in colpa ed è. Ciao Lorenzo, mi rendo conto che forse è tutto sommato una morale un po' spiccia, perché il concetto di base è: se ci aveste ascoltato, se aveste saputo veramente chi avevate accanto, non ci avreste messo così tempo a rendervi conto che in realtà eravamo stati sostituiti da androidi. Questa è una cosa un po' particolare. In realtà, la cosa che a me colpisce di questa storia, al di là dei dialoghi che sono molto, molto ficcanti, molto veloci, molto rapidi, secchi, ma anche funzionali, è un'altra cosa, ossia un altro personaggio che mi sono dimenticato di menzionare, ma che è assolutamente importante, X-23, prima che diventasse importantissima nel mondo degli X-Men. In pochi anni il modo di trattare gli eroi adolescenti della Marvel è cambiato radicalmente. Partite dal presupposto che l'idea della sidekick in generale non è mai stata una cosa che colpiva, che interessava moltissimo i personaggi Marvel, e soprattutto il Bullpen, nello stesso Stan Lee, non ha mai fatto mistero in realtà del fatto che lui non era interessato ad avere questo tipo di personaggi. Lui preferiva gestire personaggi che potessero essere fondamentalmente un pochino più grandi delle sidekick, ma non così tanto grandi, ma non avere a che fare con dei ragazzini che riteneva potessero mettersi nei guai, quindi potessero rischiare la propria vita. Cosa che praticamente succede nel momento in cui ha inizio un nuovo millennio, viene utilizzato all'inizio un nuovo millennio per poco in realtà, 2005-2006, quindi già più avanti, vengono usati dei ragazzi con superpoteri proprio durante un reality show per cercare di sventare un colpo voluto da Nitro, che in realtà muoiono un sacco di ragazzini. Ed è quello che succede, che dà il via a quella che poi è stata definita la guerra civile, la trasformazione degli eroi, l'iniziativa Avengers, le Academy, eccetera, eccetera. Il gruppo che causa quel problema non era composto da giovani in modo concreto, perché erano comunque eroi che facevano parte della generazione degli anni 90, dello stesso Darkhawk, quindi erano già eroi che comunque erano graduati, erano più o meno nell'età di Spider-Man, grosso modo. Se pensate a Namorita, Darkhawk e Nova, sono più o meno di quell'età lì. Eppure la Marvel decise in un unico modo di dare un colpo di spugna e di considerarli tutti sacrificabili, proprio perché non avevano una grossa legacy alle spalle, non erano capaci di fare questo passo in più. In questo Avengers Arena succede ancora di più, perché poi è una cosa molto particolare. Gli eroi che vengono presi e traghettati sull'isola di Mortar World, anche quelli che sopravvivono, in realtà, a parte la serie successiva, che è comunque legata allo stesso arco narrativo, dopo per tantissimo tempo non hanno più fatto parte
di nessuna storia, perché comunque l'Avengers Academy, bene o male, è stata abbandonata. La scuola di Xavier ha smesso di raccontare le storie relative ai nuovi mutanti, quindi quelli più giovani. La Braddock Academy è scomparsa esattamente dove stava prima, quindi nessuno sapeva che chi fossero prima e nessuno ha saputo più tanto dopo. E Runaways solamente di recente, credo 3 o 4 anni fa, hanno ripreso la pubblicazione della loro storia. Quindi la Marvel si è dimenticata completamente di una generazione per un po'. Salvo poi 2 o 3 anni fa, proprio nell'ambito del rilancio, perché questo volume è il primo del Marvel Now, quindi il primo rilancio importante. In realtà si è resa conto che non aveva ancora saputo cogliere quell'aspetto e ci ha dovuto pensare un veterano vero che è Mark Waid, per poter raccontare di nuovo le avventure delle nuove sidekick, al punto tale che era stato creato un emblema che poi non è stato utilizzato tantissimo, che era il concetto di legacy, ossia il fatto che ci fossero nuove generazioni di eroi, un po' proprio come le sidekick in realtà. Ma poi, se non vogliamo usare il termine delle sidekick, possiamo pensare tranquillamente al concetto del 5G della DC, quindi una nuova generazione che avrebbe preso e portato la fiaccola avanti al posto degli eroi più tradizionali, oppure che lo avrebbe fatto in contemporanea. I personaggi proprio chiave di questa sidekick sono proprio il giovane Nova, Miles Morales e la nuova Miss Marvel, che sono quelli che hanno cominciato a lanciare una nuova versione degli eroi e hanno fondato appunto i Champions. I Champions, anche lì, ha funzionato fino a un certo punto. La prima serie era molto bella, dopo si sono un po' persi per strada e adesso bisogna vedere quale sarà il nuovo cammino, perché era iniziata una nuova miniserie che li vedeva come supercrimi, non come supercriminali, come ricercati, ma dopo non si è più raccontato molto, proprio perché c'è stata l'interruzione col Covid, quindi bisognerà pazientare un po'. Però ecco, in tutto questo, Avengers Arena è un esempio emblematico di come nella globalizzazione più totale la Marvel smette di essere in grado di prendere personaggi importanti solamente della cultura nordamericana, ma lo fa globalmente. Adesso voglio dire, non è nulla di nuovo. Se andate a vedere, negli anni 70 andavano molto i film di black exploitation e viene creato Luke Cage, andavano di moda i film di arti marziali, viene creato Shang-Chi, ritorna l'horror, ritorna Dracula. Insomma, queste cose ci sono sempre, sempre state. Solo che adesso le vediamo in una chiave molto più ampia. Anche il tratto in realtà è molto bello, perché è una cosa che ho apprezzato, cioè ho apprezzato moltissimo di questo volume. Mi sarei aspettato un tratto, che poi è stato forse l'errore fondamentale di Champions, molto spinto verso l'ambito manga, quindi tratti super deformed, teste molto più sproporzionate, faccioni con gli occhioni. Quelle cose fatte apposta per chi ama il pubblico, per il pubblico dei manga adolescenti, che comunque poi anche in Giappone ci sono state le trasformazioni. Se andate a vedere opere tipo Attack on Titans, in realtà si cerca di imitare lo stile occidentale piuttosto che quello orientale, quindi la globalizzazione funziona effettivamente a due versi. Qui invece, in Avengers Arena, un po' per la crudità degli elementi, un po' perché compare un copioso numero, perché comunque la Braddock Academy è il numero più copioso degli eroi, quindi sono quelli che si conoscono di meno, che fanno più la carne da cannone, però c'è una forte influenza di personaggi celtici, bretoni, eccetera, eccetera. La cosa veramente curiosa che mi colpisce molto è che il tratto è quello della sci-fi made in UK, quindi c'è molto di 2000 AD. Io non so quanti di voi abbiano mai letto 2000 AD, soprattutto negli anni 80 era un capolavoro di rivista. Ciao Walter, ben arrivato. Adesso un po' meno, obiettivamente, però c'è sempre le storie del giudice Dredd e ci sono tantissime altre cose. In questa serie di albi, il tratto, soprattutto le matite opache, permettono di raccontare una storia in una maniera che sia particolarmente cruda. Certo, vi ripeto, rispetto alla crudità che ci si potrebbe aspettare dalle fonti originali, qui ce n'è una frazione. È pur sempre un volume dedicato a un pubblico più per famiglie, mettiamola in questa maniera. Quindi non ci sono grossi smembramenti, non c'è tanto sangue, alla fine chi muore quasi sempre ritorna in vita, quindi insomma è molto più semplicistica come narrativa. Eppure vi ripeto che la storia colpisce perché
riesce a essere un precursore di tante cose che stiamo cominciando a vedere nella medialità contemporanea. Quindi, da questo punto di vista, mi sento veramente di consigliarvi questa storia. Comunque, è una lettura che è illuminante proprio perché mette assieme tante cose, le shakera veramente bene, però crea un prodotto che tutto sommato è godibile anche se leggermente derivativo. Io su certe cose sapete che non transigo molto quando c'è veramente una copia molto molto forte di quello che mi capita di leggere in altre fonti. In questo caso devo dire che accetto di buon grado la questione proprio perché mi sembra che sia sensata, sia una buona scelta tutto sommato, un'opera narrativa abbastanza funzionale. Naturalmente, prima di salutarvi, adesso ci mettiamo in Cactus Cam. Sto vedendo, ragazzi, che la mia barba sta crescendo in una maniera pazzesca. D'altra parte ho smesso di tagliarla all'inizio di questa storia e ci troviamo oramai al 56esimo giorno di quarantena, quindi abbiate pazienza. Ci mettiamo in Cactus Cam, fatemi mettere con tutti i crismi in Cactus Cam, perché devo anche essere sicuro che si legga per bene. Ed eccoci qui. Questo è uno dei primi volumi cartonati, uscito già qualche annetto fa, però credo che sia ancora facilmente recuperabile. Se potete vedere il tratto, è molto molto britannico. Guardate la bellezza. Poi fra l'altro X23 compare sin dall'inizio e ha veramente la sua figura, fa la sua figura veramente dall'inizio. E qui ci troviamo anche una versione di arcade che curiosamente mi ricorda un po' Alan Moore per questa ciocca di capelli, soprattutto con un vestito molto diverso rispetto al suo solito completo bianco ma tipicamente aderente. E qui c'è proprio tutto lo spiegone iniziale, no? Tutto quello che sta per succedere, cosa si devono aspettare, cosa succederà. E poi piano piano scompare, viene ucciso il primo eroe. Questo Metal morirà per davvero, non tornerà più. Però ecco, come vi dicevo, il tratto è molto 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 più serioso, soprattutto molto più profondo di tante altre cose che compaiono anche in ambito Marvel, ma che compaiono anche in ambito giovanilistico. Comunque aspettate che devo tornare alla visione. Eccoci qui. Mi vedete, sì, che compaiono in quel periodo. Quindi insomma è una lettura che vi consiglio, anzi è quasi un peccato per amore di completezza che la Panini non abbia poi pubblicato il secondo arco narrativo, che però ammetto che fosse veramente molto molto debole. Era comparso come appendice, ma credo anche questo era un appendice, se non ricordo male, di Iron Man o qualcosa del genere. Poi dopo è stato ripubblicato in volume perché obiettivamente meritava anche quello. Bene, veri credenti, anche per questa sera vi ringrazio di avermi fatto compagnia, spero di essere riuscito a intrattenervi un pochettino, naturalmente vi do appuntamento a domani, noi siamo sempre qua ovviamente, non ce ne andiamo, teniamo duro, spero veramente che vi stia passando leggera questa quarantena, oramai sono veramente parecchi giorni, soprattutto per chi come me si trova in Lombardia, quindi abbiate pazienza. Io spero veramente che magari consigliandovi qualcosina da leggere vi passi un pochettino più in fretta, perché magari la recuperate, riuscite a perderci un po' di tempo e vi passano un pochettino meno lente le ore, che sicuramente sono abbastanza pesanti altrimenti. Ce la stiamo facendo, quindi ci vuole un pochettino di pazienza ancora. Detto questo, non mi resta veramente altro che salutarvi, vi do appuntamento domani con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta, ci vediamo domani. Ciao, veri credenti!